Ciao a tutti, in questo video cercheremo di capire che cosa indica la notifica che appare in alcuni risultati di ricerca di Google, che riporta esattamente questo messaggio. La tua pagina non è ottimizzata per i dispositivi mobili. Vi ricordo che potete leggere l'articolo al riguardo su trovalost.it a questo indirizzo. Da un punto di vista generale, quello che noi possiamo fare è andare su questo indirizzo e effettuare un test, che poi è il test ufficiale proposto da Google, che trovate a questo indirizzo qui, e all'interno del quale voi inserite l'indirizzo del vostro sito e naturalmente cliccate su testa URL. Verrà effettuata un'analisi che vi indicherà se il sito è ottimizzato per i dispositivi mobili e come appare, come potete vedere qui, vediamo appunto la versione mobile di Google. Questa è la versione screenshot, possiamo vedere anche quella in HTML, quindi possiamo vedere l'HTML che viene generato. In alcuni casi ho fatto diversi tipi di test. Ed è opportuno, a mio avviso, effettuare questo genere di controlli periodicamente. Questo perché noi tendiamo sempre, anche se poi magari non ce ne ricordiamo, a cambiare le impostazioni del nostro sito, quindi sarebbe opportuno controllare che sia sempre ben visibile da mobile. Il fatto che ci sia il responsive di mezzo in genere non è una condizione che basta ad assicurare il fatto che non ci siano problemi e che questa notifica non venga mostrata, perché in alcuni casi anche su temi mobile, da quello che ho visto, può succedere che ci siano dei problemi. Questo è un altro sito che ho voluto testare in cui è possibile vedere che non ci sono problemi. Se ci dovessero essere problemi, questa notifica apparirà in giallo oppure in rosso. Vengono mostrati qui anche, vi faccio vedere anche quest'altra cosa, nonostante la pagina sia ottimizzata, vengono mostrati con questo semaforo giallo dei problemi di caricamento della pagina, quindi una pagina caricata parzialmente. Ci sono un certo numero di risorse che non vengono caricate. Non vengono caricate per via di errori del tutto generici, quindi per esempio qui abbiamo che il plugin dei cookie non carica correttamente alcuni CSS, alcuni JavaScript. Questo può essere un problema, ma è abbastanza difficile nella mia esperienza da risolvere, anche perché in questo caso si fa riferimento ad errori che sono anche dell'API di Google, che in questo caso viene inclusa in un modo errato perché è bloccato dal robots.txt dell'API stessa, e quindi questa cosa impedisce la scansione di questa risorsa. Questo però non è detto che si rifletta effettivamente in un problema dal punto di vista di Google, anche se qui vediamo che effettivamente non viene caricata la schermata di caricamento dei cookie, quindi dobbiamo assicurarci che il caricamento delle risorse mobile avvenga in modo corretto. Quindi questo è un po' il senso di questo errore, dell'errore che stiamo analizzando in questa sede. Come ho detto anche nell'articolo, ci possono essere tre tipi di problemi associati a questo errore. Un testo troppo piccolo da leggere, quindi è chiaro che cosa vuol dire, non si può leggere il testo perché non è responsive. I contenuti sono più grandi rispetto allo schermo, questo può capitare per esempio se ci sono delle immagini che sono più larghe rispetto al layout massimo che è consentito dal mobile. Oppure ci sono elementi selezionabili troppo vicini tra di loro. Questo può capitare sugli schermi molto piccoli che non c'è lo spazio per poter cliccare. Le notifiche, peraltro, si presentano in questa veste qui, si possono presentare anche all'interno della Search Console. Se guardate il mio corso su Udemy sulla Search Console, troverete dettagli su come risolvere questi singoli problemi e quindi su come affrontare in generale questo tipo di problematiche. Una cosa che vi consiglio di fare è fare i test mobile anche incrociati.
nel senso che è vero che potete effettuare un test mobile da Google, ma ci sono anche molti altri strumenti che potete utilizzare, e utilizzandone più di uno in generale potreste avere delle risposte che possono essere utili a farvi capire se c'è qualche problema, anche testandolo su dispositivi. In questo caso possiamo vedere come viene mostrato il sito su un iPhone, ad esempio, anche eventualmente ruotandolo. In questo caso viene effettuata una semplice inclusione della pagina all'interno del sito stesso, e quindi da qui possiamo anche cambiare il dispositivo che viene utilizzato, ruotarlo e verificare che effettivamente su tutti i dispositivi sia possibile vedere bene il nostro sito. Trovate moltissimi strumenti, c'è questo Mobi Ready che vi consiglio pure, che sostanzialmente voi inserite l'indirizzo del sito e lui fa una serie di test, quindi vi fa vedere a livello di visualizzazione come viene mostrato sui diversi dispositivi. In questo caso potete vedere che la schermata dei cookie effettivamente appare, quindi da questo punto di vista bisogna capire perché in un caso appare e nell'altro no, e da che cosa dipende, anche se da quello che abbiamo visto probabilmente dipende dalla API di Google che viene richiamata in modo scorretto, quindi bisogna capire perché questa risorsa viene caricata in modo scorretto e che cosa possiamo fare per risolverla, per richiamarla diversamente. Non è detto che si tratti di chiamate effettivamente fatte da noi, ma potrebbero essere fatte da qualche plugin che magari abbiamo installato per fare prima. Quando si fanno questi test, in generale, può essere utile andare a controllare, noi prendiamo sempre lo stesso sito test, da Chrome, come vengono effettuate le chiamate nella zona network. Nella zona network vediamo i singoli contributi come vengono caricati. Per accedere a questa schermata andiamo su Visualizza, Opzioni per sviluppatori, Strumenti per sviluppatori, e vedremo questa schermata qui. Una schermata che possiamo anche allargare, che ci fa vedere se ci sono eventuali errori lato, quindi per esempio errori 404, errori 500, insomma dipende da come è fatto il sito. In generale ci viene detto quant'è il tempo di caricamento del DOM. Il DOM è sostanzialmente tutto il blocco della pagina, quindi tutto il contenuto della pagina tra CSS, JavaScript, HTML, più eventuali immagini, video, eccetera. E quindi quello che possiamo provare a fare è cercare di ridurre questi tempi, perché dal punto di vista mobile poi ne dovremmo risentire in positivo: se ottimizziamo da una parte, ottimizziamo anche dall'altra. Questa tecnica viene spiegata all'interno dei video che potete trovare sempre su Udemy. A questo indirizzo ho mostrato come effettuare una audit lato CSS e lato JavaScript. Un'altra possibile alternativa può essere quella di proporre una versione mobile alleggerita del nostro sito, per superare quindi i problemi che sono legati a casi di pagina non ottimizzata per i dispositivi mobili. Da questo punto di vista possiamo ricorrere facilmente ad AMP. AMP sostanzialmente, se noi abbiamo un sito con un tema, qui abbiamo un tema piuttosto semplice per esempio, se lo andiamo a visualizzare lato mobile, vedremo che la grafica è estremamente semplificata. Grafica estremamente semplificata significa sostanzialmente che è possibile utilizzare AMP. AMP è un formato per certi versi abbastanza ostico, per certi versi sconsigliabile, diciamo, perché sostanzialmente coincide con una versione molto alleggerita del nostro sito, in cui sostanzialmente viene mostrato soltanto lo stretto necessario dal punto di vista informativo. Per i siti di news, AMP può essere una buona alternativa. Ho parlato di AMP anche all'interno di Trovalost a questo indirizzo,
trovate, per la verità, numerosi articoli che approfondiscono il tema e che fanno vedere sostanzialmente come funziona, a che cosa serve, come può ottimizzare la parte di Google dedicata al mobile e via dicendo. L'impostazione di AMP è generalmente piuttosto semplice, anche se da quello che ho visto non sempre funziona su tutti i temi. In generale, se questo è l'URL generico che voi state provando a ottimizzare, la versione AMP sarà la stessa di quella originale con slash AMP oppure con slash punto interrogativo AMP. Lo standard, per la verità, è in continua evoluzione, quindi non è detto che, come dicevo prima, convenga sempre utilizzarlo e convenga attivarlo su qualsiasi tema. In generale permette di risolvere i problemi legati alla ottimizzazione dei dispositivi mobile in maniera molto semplice senza fare operazioni particolarmente complesse. Per questo video è tutto, grazie e alla prossima!